significato è importantissimo perché veniamo da 2 anni di pandemia in cui non si è potuto organizzare una premiazione per tutti i vincitori delle varie categorie del nostro sport e quindi siamo stati costretti a farlo all'interno dei nostri automobile club dando la coppa o il premio vinto al pilota senza poterlo fare però con almeno un familiare o con altri amici come faremo questa sera alla presenza anche delle autorità sportive della nostra regione. Quindi è una ripartenza, ringrazio il presidente Cellinese che ha voluto che fossi io qui a Pescara ad organizzare questa bella festa, spero che i piloti apprezzino ed è una bella risposta per dire noi ci siamo, ripartiamo, la federazione è ancora in piedi ed è viva e vegeta. In Abruzzo noi possiamo dire che abbiamo tantissimi licenziati, tanti appassionati e tante persone che si impegnano in questo sport con tanti sacrifici. Quello che manca è forse qualche gara in più. Siamo rimasti veramente con pochissime gare, tranne Popoli poi che abbiano un valore importante ce non ce ne sono. Stiamo cercando con gli altri presidenti di Automobile Club di sviluppare, di ritornare a organizzare gare. Per fortuna abbiamo un buon settore kart perché è seguito molto, molti bambini, ragazzini si avvicinano al kart e questo ci porta ad avere dei bei campioncini. Beh, è sempre difficile fare paragoni di questo tipo, di Tarquini, Liuzzi e Trulli ce ne sono sicuramente pochi, però adesso abbiamo alcuni ragazzi che stanno facendo delle loro esperienze anche al di fuori della nostra regione, ma addirittura alcuni al di fuori del nostro paese perché stanno correndo in altre nazioni con ottimi risultati, soprattutto nei campionati monomarca dove ci distinguiamo e dove ogni domenica abbiamo un nostro pilota che vince.